Come vedete, è arrivato un nuovo pacco da parte di YesStyle. E se non tenterà di nuovo di scappare, oggi lo apriremo insieme. Ciao a tutti, sono Annalinda e sono tornata con un nuovo video. Oggi faremo un piccolo unboxing, sarà abbastanza rapido, però andremo a recensire insieme i prodotti che ci sono qui dentro. E quindi bando alle ciance e procediamo allo spacchettamento. YesStyle forbice. Grazie. Indovinate cosa c'è scritto? YesStyle, ovvio. Allora, abbiamo aperto tutto in giù. Che carino! Insa kit. Super carini questi disegnini. Andiamo a vedere però il contenuto perché mi ha creato parecchia hype. Voilà, non vedo niente. Wow, quante cose. Allora, praticamente questa è una scatolina da parte ovviamente di YesStyle contenente diversi prodotti. E diciamo che questo modo di unire tutti i vari prodotti insieme di diverso genere è molto molto interessante, in quanto ci fa risparmiare, perché dovessimo acquistarli individualmente costerebbe una cosetta in più. Però andiamo a vedere cosa c'è. Innanzitutto non posso fare a meno di notare che c'è una tazza. È morbida. Una tazza gialla in silicone. Poi vediamo gli altri prodottini. Silicone mask brush. Un pennellino in silicone. Questo è utilissimo per applicare le maschere. Non avevo neanche uno, o meglio, quello che avevo chissà che fine ha fatto. E poi qui c'è una cosina argentata sbrilluccicante. Cos'è? Glittery Wave Lip Balm. Un burro cacao. Oh! Glittery Wave Lip Balm è un balsamo per le labbra vegano racchiuso in glitter a forma di stella, che creano un look lucido, sofisticato e tridimensionale, per lasciare le labbra elastiche e morbide. Profuma di pesca! È bellissimo! Non vedo l'ora di provarlo. Adesso, per ovvi motivi, non lo potrei provare. Poi, vediamo, qui c'è Fig Scrub Mask. Ah, una maschera che potremmo applicare con questo apposito pennellino in silicone. Ah, c'è anche una spatolina. Colore molto interessante. Arrancino. Ok, mi è andata bene perché pensavo facesse tipo catapulta sul telefono. Si tratta di un'interessante maschera scrub contenente polvere di fico e zucchero nero per rimuovere delicatamente le cellule morte dalla pelle e renderla più chiara. Quindi la applichiamo sul viso e la lasciamo in posa per 10-15 minuti. Dopodiché procediamo con il risciacquo con acqua tiepida. Promette un risultato davvero interessante. Profumo un sacco. Mi sono sporcata, brava Linda. Vediamo cos'altro c'è nel nostro Insa Kit. Robectin Clean. No! Non ci credo! Un sacco di adesivi super candy! Vabbè, ci sono tutte queste scritte che ovviamente io non riesco a comprendere, però c'è l'unicorno, le orecchie da coniglio, il coniglietto, arcobaleni. Wow, ve lo dico io dove applicherò queste cose: sulla cover del mio telefono. Che bello! Robectin Clean Lotus Water Cream è una crema idratante delicata che migliora l'aspetto e idrata la pelle con soli ingredienti naturali. L'estratto di acqua di loto ha una notevole capacità di autopurificazione ed è in grado di assorbire le tossine dannose della pelle per una carnagione più chiara e pulita. Sono molto curiosa di provare anche questo prodotto. Qui c'è, che carino il colore di questo scatolino, azzurrino. Quant'è? Oh, Brightening Ampoule.
Vediamo se faccio dentro. Il Super Balance Brightening Ampoule è un siero illuminante con niacinamide, conosciuta anche come vitamina B3, acqua di tè verde e acido ialuronico, per pelli sensibili o disidratate. Oltretutto contiene un complesso di 7 diversi tipi di acido ialuronico, in grado di nutrire anche gli strati più profondi della nostra pelle e prevenire e curare le piccole rughe di espressione. Dopo il Brightening Ampoule andiamo a prendere una altro scatolino, Green Tea e Enzyme Power Wash. E polvere, me la sono inalata. Si tratta di un prodotto a me nuovo, ossia un detergente in polvere che può esfoliare delicatamente la pelle. Il Green Tea e Enzyme Power Wash è a base di tè verde e svolge una delicata azione pulente, migliorando la struttura della pelle e aiutando a rimuovere i punti neri. Utilizzarlo è semplicissimo. Basta inserire una piccola quantità di polvere sulla mano e bagnarla con un pochino d'acqua, giusto per creare un po' di schiuma. A questo punto possiamo massaggiare delicatamente sul viso e risciacquare con acqua tiepida. A seguire, Fundamental Nourishing Eye Butter è un contorno occhi dalla morbida consistenza che però assorbe molto rapidamente. Infatti non è affatto oleoso o pesante, è in grado di idratare in profondità e ha un'azione antirughe. E oltretutto è possibile applicare la crema anche su altre parti del viso per migliorare l'elasticità della pelle e assottigliare le rughe. Comunque, che meraviglia il packaging di YesStyle. Questo è il primo kit di prodotti che provo, perché come avete già visto nei video precedenti, gli altri pacchettini che sono arrivati riguardavano abbigliamento. Infatti, se avete notato, proprio questo vestito ve l'ho mostrato in una haul YesStyle. Ma comunque, andiamo avanti. Qui c'è un altro scatolino e dentro ci troviamo Mugwort Spot Gel. È una crema spot contenente il 90% di estratto di Artemisia per trattare le aree problematiche. Il gel viene rapidamente assorbito nelle aree interessate per controllare la produzione di olio e lenire la pelle. Di seguito c'è Get Jewel Palette. Guardate l'accortezza nel confezionare questa palette affinché non si rompa durante il viaggio. Cioè, questa bustina è geniale. Ermetica, morbidosa, super luccicante. Vediamo bene questa palette. Wow, che bei colori! Get Jewel Palette è appunto una palette di ombretti con 4 tonalità in 3 texture uniche. Un glitter abbagliante, 2 opachi cremosi e una tonalità perlata scintillante. Fantastica! E infine, perché siamo giunti alla fine di queste haul YesStyle, qui c'è qualcosa che non mi aspettavo di trovare. No, è un quadernetto bellissimo! Sfogliamolo insieme. Questo quadernetto carinissimo a righe ritrae un sacco di personaggi super carini ed è possibile dividere gli argomenti tramite questi tenerissimi segnalibri. Che ve lo dico a fare, lo adoro praticamente. Meraviglia delle meraviglie, sono super felice di questo unboxing YesStyle. Sono arrivate un sacco di cose che non vedo l'ora di provare e man mano che le testerò vi farò sapere come mi ci trovo. Quindi vi consiglio di seguirmi su Instagram e di sbirciare le mie Instagram stories, perché lì troverete tutti i vari aggiornamenti. Io inizio a capire già cosa potrei provare. Mi sa che inizierò proprio da questa meravigliosa e sbrilluccicosa palette. E nulla, questo video si conclude già qui. È stato breve ma intenso, pieno di sorpresine. È stata una mystery box, si può dire, perché sinceramente non sapevo esattamente cosa ci fosse al suo interno. Super felice di aver spacchettato insieme a voi questo Insta Kit. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!